Benvenuti amici di Mondo Futsal alla finalissima della 12ª edizione dell'Inge Kallen Junior, riservato a categoria 2004-2005. Di fronte Procisterna, maglia verde, bande rosse e arancioni, contro Piave, maglia rossa, si allarga anche un compagno, va Crespi con il sinistro, è bravo estremo difensore Salvatori a mettere in calcio d'angolo. Baccugini con il sinistro, pallone che passa Crespi e c'è il vantaggio della Procisterna, gran sinistro da parte del capitano, 1-0 Procisterna. Parte un lancio profondo, attenzione alla chance per il Piave, solo davanti al portiere, la conclusione tentata da Stefano Lemma, angolo da sinistra, parte il pallone in mezzo, il colpo di testa, occasionissima per il pari presso il campo centrale dell'Agora Fitness. Attenzione, il pallone che termina in gol per il pareggio fortuito, ma arriva il gol dell'1-1 da parte del Piave. La finalissima davvero molto molto equilibrata, attenzione a Crespi, ne supera due, poi in area di rigore, la conclusione, c'è il vantaggio, nuovo vantaggio da parte della Procisterna, gol del numero 7 Alessio Cugini. Pallone di ritorno ottimo per il numero 2 che va da destra, va fino in fondo, parte il cross, dall'altra parte c'è Colucci, può andare alla conclusione, va con il sinistro e il palo clamoroso. Crespi, l'errore in mezzo a due, gli ruba il pallone e il palo, attenzione a Lemma con il destro, 2-2 il piazzato vincente da parte di Lemma. Approfitta Gucciardi da destra, sceglie l'opzione Lemma, allontana la difesa della Procisterna, poi la conclusione al volo, attenzione l'erroraccio a Lemma ancora, 3-2, ribaltata completamente la situazione, il 3-2 di Lemma, tripletta. Ma la conclusione potente, Cody Zelati colpisce la traversa, è arrivato però il tocco da parte di Priori, si muove da sinistra con Cugini, poi il pallone rimesso al centro, il palo e il pallone che finisce in rete, Crespi 3-3, rimane anche a terra il numero 10, si prepara lui con il destro di Domenico, la finta per Cody Zelati, la conclusione, la parata di Priori, poi ancora il Piave che ricomincia da sinistra con il lancio in avanti per Di Domenico, Lemma lo fa passare, attenzione alla chance per il numero 7 in aria, la conclusione vincente da parte di Lemma, il poker, il 4-3 del Piave, sinistro chirurgico da parte di Lemma, pallone che si è infilato all'incrocio dei pali, ora Crespi, la risposta della Procisterna, Crespi se ne va in area di rigore, Crespi 4 pari, è grande duello per decidere chi sarà la squadra vincitrice, attenzione al destro, ancora una volta tentato dal numero 6 Davide Torri che non trova la porta, da ottima posizione va Torri, il pallone che viene respinto poi di Domenico, cerca di andarsene il numero 5, vince due rimpalli, poi ancora Casale da sinistra, insiste ancora il difensore, prova a mettere al centro, c'è l'autorete, 5-4 in favore del Piave. Ancora Colucci, passa in mezzo a due, poi serve Cody Zelati, a destra c'è Gucciardi, attenzione al Piave, Gucciardi con Colucci che mette al centro, poi Lemma, spalla alla porta, si gira, 6-4, è il quinto gol di Lemma che chiude praticamente qui la sfida, pochissimi secondi dal termine, viene allontanato e finisce qui, il Piave vince 6-4 contro la Procisterna e fa suo il 12° Inge Kallen Junior. Da Davide Mancini è davvero tutto, arrivederci agli amici di Mondo Futsal.